L'arte è sempre stato mio interesse e ho sempre dipinto. Ho passato molto tempo in gallerie d'arte. Ho cominciato facendo film, delle commedie. Started making comedy films. I think that quello che più mi interessava era costruire barzellette. Construct a joke. That's a constant problem I have deciding. Il mio problema ricorrente è decidere cosa sia comprensibile per la maggior parte delle persone. People to understand and e cosa risulti oscura agli altri. A bit obscure for a lot of people. If I can explain. Io cerco di spiegare l'artista con una battuta. In the joke. In modo che chi non lo conosce riesca a coglierne l'umorismo. È quello che cerco di fare, il mio obiettivo. Non è sempre possibile. There's a lot of material in everyone. C'è molto materiale in ognuno. A couple on Damien. Ho fatto un paio di vignette su Damien Hirst. Some on David. Ne ho fatte alcune su David Hockney. I probably choose. Forse li scelgo perché sono più conosciuti. People know them a lot. But also someone like Hockney. Per quanto riguarda Hockney, c'è da dire che è un artista figurativo e per me è più facile da trattare. Easier for me to make jokes. Ora dovrei fare una vignetta su Hockney in occasione di una sua grande mostra attualmente in corso alla Royal Academy di Londra. Fino ad oggi ne ho disegnate un paio proprio su Damien Hirst. Actually, after the last one was published, dopo aver pubblicato l'ultima, sono stato rintracciato dagli assistenti di Hirst. He'd like to buy them. Damien Hirst ha comprato gli originali delle vignette che avevo fatto su di lui. I had done of him the original artwork. Avevo dei guerrieri per la testa. And then the rhyme warriors. A un certo punto hanno preso forma i guerrieri giusti. E così mi sono ritrovato nel mezzo di una terapia di gruppo per guerrieri depressi. Guys all talking about quite gruesome things. Una manciata di giovani che parlavano di cose piuttosto cruente. So at that point I just tried to. E mi sono chiesto quale fosse l'artista più adatto a sedere in mezzo a quel gruppo di guerrieri cronici. E Monk era assolutamente perfetto per stare lì. My favorite cartoon is. Il mio cartoon preferito è quello di Jeff Koons. Dove compaiono anche Cindy Sherman e Cicciolina. And also Cicciolina. Ancora mi fa ridere. No, it amuses me.